Bene, amicinewsgeek.it, finalmente ci siamo. Huawei Honor U8860 inviatoci da Huawei in prova per voi. Usciamo il telefono mandatoci in colorazione bianca, lo andremo a vedere dopo. Procediamo con la confezione, troviamo una piccola guida introduttiva sulle funzioni del telefono, quelle principali. Il cavo dati USB, micro USB, condiviso con il caricabatterie, anch'esso con uscita USB, cavo dati che quando lo si collega al telefono fa anche da archivio di massa, auricolari di media fattura con jack standard da 3,5 mm. Bene, chiudiamo tutta la confezione, andiamo a scoprire questo Huawei Honor, aprendolo dalla fessurina qua sotto, scocca in plastica lucida. Devo dire che nonostante sia il materiale abbastanza economico, è molto resistente. Qui abbiamo una batteria litio da 1900 mAh, batteria davvero con un'autonomia stupenda. Io sono riuscito a fare un giorno pieno e la mattina successiva, quindi un'autonomia con un uso davvero stressante che ha retto veramente bene. Slot per la SIM in formato normale e una micro SD che ho inserito io da 2 giga, micro SD che supporta fino a 32 giga. Chiudiamo il tutto. Dicevo, materiali belli e il telefono è abbastanza solido. Accendiamolo. Vediamo. Ecco, questa è una cosa che non amo di Huawei, questo metodo di accensione così prolungato. Vi faccio vedere il tour hardware mentre si accende, parte sinistra, bilanciere per il volume, sotto troviamo micro USB 2.0 con il microfono, parte destra pulita, superiormente jack, uscita jack da 3,5 mm, tasto sblocco e accensione del telefono. Posteriormente troviamo l'altoparlante di sistema, fotocamera da 8 megapixel con flash LED e il secondo microfono per la soppressione dei rumori. Vi racconto le dimensioni: 122 in altezza per 61,5 in larghezza, 10,9 mm di spessore, peso 135 grammi. Nonostante sia bello solido, il peso un po' si sente, ma nulla di drammatico. Processore Qualcomm MSM8255T da 1,4 GHz, è un single core. Lo andiamo a vedere nelle prestazioni più approfondite dopo. Intanto la home screen è veramente fluida. GPU Adreno 205. Abbiamo 4 giga di memoria interna, 1 giga riservato per le applicazioni, come dicevo, supporta micro SD fino a 32 giga. Vi faccio vedere le informazioni di sistema perché Huawei ce l'ha mandato aggiornato alla versione Scream Sandwich 4.0.3. Quando era stato annunciato questo telefono era con Gingerbread e il launcher era personalizzato. Adesso Huawei ha deciso di lasciare il launcher puro di Android. Possibilità di fare ovviamente le cartelle, ma iniziamo con la nostra prova chiamando il 133. Parte telefonica che devo dire è veramente ottima. Ricezione davvero ottima. Richiami tariffari ricaricabili, le opzioni e le ricariche di 3, digiti 1. Per i piani tariffari Allora, come potete sentire, il vivo voce è davvero potentissimo. La voce si sente anche se un po' diracchiante, ma si sente potente, quindi nell'auto non avrete problemi. Vediamo se c'è la ricerca rapida. Eccola qua, il nostro contatto di prova. Dunque, parte telefonica davvero ottima, dalla capsula auricolare si sente bene e ci sentono bene anche dall'altra parte. Dimenticavo di dirvi che il display è un 4 pollici TFT con una risoluzione di 480x854 pixel, davvero ben risoluto, ma forse un pochettino i colori deludenti.
Mettiamo la luminosità automatica perché abbiamo i sensori di luminosità, prossimità e il LED di stato multicolor. Dopo avervi parlato della parte telefonica che risulta essere davvero ottima, andiamo a vedere i messaggi e andiamo a comporne uno. Tastiera ovviamente di Android. Ok, andiamo a scrivere il messaggio. Abbiamo anche il correttore grammaticale, ma tutto sommato riusciamo a scrivere in modo veloce. Abbiamo anche l'inserimento vocale che lo proviamo. Ciao Giuseppe, mi trovo a Torino, tu come stai? E come vedete ci ha riconosciuto il testo perfettamente. Ma andiamo a vedere parte messaggistica che riguarda anche le mail, che si vedono veramente bene. Purtroppo anche qui quel bug di Ice Cream Sandwich, non si può andare più di tanto nello zoom. Ovviamente mettendolo in orizzontale il telefono abbiamo più campo visivo per le mail, mail che si sincronizzano perfettamente con cartelle IMAP e POP3. Dunque, parte messaggistica veramente ottima. Adesso vi voglio parlare della parte browser, intanto che si carica. Ok, sta caricando il nostro sito. Intanto che si carica vi dico che il telefono per la parte telefonica è GSM UMTS a 4 band, sulla connettività via GPRS Edge HSDPA a 14,4, in upload invece 5,76. Abbiamo il Bluetooth 2.1 e il WiFi BGDN ed infine la connettività DLNA. Quindi se avete un televisore con questa funzione potrete condividere i contenuti multimediali sulla vostra TV tramite il telefono. Bene, si è caricata la pagina, pinch to zoom davvero buono, ma come vedete qualche piccolo lag c'è. Ovviamente è un processore single core, ma tutto sommato riesce a fare il suo lavoro, diciamo, bene, ma nulla di drammatico. La navigazione resta piacevole, io in questi giorni che l'ho usato non ho trovato particolari problemi. Proviamo con un'altra pagina più pesante, come al solito. Vi faccio vedere il sito della Repubblica. Apriamo direttamente una nuova scheda. Ok, andiamo sul sito della Repubblica. Perfetto. Ci carica il sito in versione mobile, ma noi abbiamo il desktop mode, quindi richiediamo la versione desktop. Telefono che si carica abbastanza velocemente con le pagine e nonostante stia ancora caricando, come vedete è fluido nella media. Dunque, parte web che risulta essere davvero buona, senza particolari problemi, ma con questi micro lag dovuti al processore single core. Vi parlo adesso di parte multimediale, quindi andiamo nella fotocamera, prendiamo un nostro soggetto, andiamo nella fotocamera. Fotocamera che vi dicevo da 8 megapixel con autofocus e flash LED, scatta delle foto davvero buone. Io darei un 7 meno. Mettiamo a fuoco e scatto. Vi faccio vedere le impostazioni che abbiamo a disposizione. Abbiamo anche l'HDR e la possibilità di fare le foto panoramiche. Ok. Abbiamo anche la camera frontale che non vi ho detto. Qui abbiamo la risoluzione delle foto massima. Andiamo a vedere la galleria.
Ovviamente i video vengono registrati a 720p, abbiamo registrato un video demo sul nostro canale YouTube, vi consiglio di andarlo a vedere. Andiamo nella galleria per vedere le foto scattate. Ok, guardate questa com'è decisamente bella, anche se i colori di questo display non mi convincono molto. Io vengo da Sony Xperia Go, che ha un bel display, e rispetto a questo Sony aveva i bianchi più bianchi. Guardate questa macro come l'ha inquadrata scusate, bene. Andiamo a vedere qualche altra macro. È venuta decisamente bene, anche i particolari più ottimi. Questa è una foto che ho scattato l'altra sera in notturna. Questa era in controluce. Dunque, foto che risultano essere decisamente ottimi. Restando in tema di parte multimedialità, non vi ho detto che il telefono non registra, non legge video in HD e in Full HD. Questo è il video che abbiamo registrato. Girando questo video da Huawei Honor alla risoluzione HD di 1280x720p. Ecco il fuoco continuo che ritarda a mettere a fuoco. Abbiamo il fuoco continuo anche. Però tutto sommato i video vengono girati bene. Parliamo di ancora parte multimedialità e andiamo sulla musica. Brano di test. Possibilità di condividere il brano o impostarlo come suoneria. Purtroppo non è possibile equalizzare il suono. Altoparlante dunque potente che si sente bene. Ma vi voglio parlare di cosa integra Huawei in questo Honor. Diciamo che non integra molte applicazioni, lascia l'Android ben pulito senza particolari personalizzazioni a livello di grafica. Abbiamo l'App Installer, o come dicevo la funzione di LNA, abbiamo il compositore vocale, calcolatrice, troviamo anche questa utile torcia a 3 livelli di luminosità. Troviamo anche il navigatore che funziona ottimamente e come vi dicevo alcuni widget ovviamente di Android, perché Huawei non ha fatto molte personalizzazioni. Dunque, che cosa dire di questo Huawei Honor? Devo dire che è un telefono ben costruito, soprattutto materiali non anche se sono scadenti, risultano essere ben di ottima qualità, ma che assicurano un'ottima solidità quando lo teniamo in mano con l'impugnatura. Prezzo che va dai 299 euro nei negozi fisici, ma online potrete trovarlo anche a 240 euro e 270, quindi prezzi che ci sta tutto, perché è un telefono, dicevo, molto ottimo su quasi tutte le parti, sia multimedialità che web, e
anche sulla parte, soprattutto sulla parte delle chiamate. Per questa recensione è tutto, un saluto a tutti i lettori e gli, quelli che ci vedono, ci seguono su YouTube, per newsgeek.it, Giuseppe Castorina.